Ed eccoci ragazzi, si parte per questo nuovo video. Oggi destinazione prima Glossglockner, poi adesso devo ancora valutare se rientrare diretto a casa oppure diciamo fermarmi ancora da qualche parte, però vediamo. Comunque adesso ci vediamo direttamente ai piedi del Glossglockner. Siamo a Villach, saranno un centinaio di chilometri e poi andremo a prendere appunto il Glossglockner, uno delle strade da motociclisti più belle, almeno così dicono, d'Europa. A dopo. Incomincia la salita, anche se la strada non dovrebbe essere ancora questa, cioè è questa, ma dobbiamo ancora pagare il ticket, perché si paga per salire sul Glossglockner. Già, guardate che panorama fantastico. Spettacolo. Glossglockner. Eccoci. Siamo saliti un bel po'. E non è ancora, diciamo, non sono arrivato ancora al casello dove si paga. Non so fin dove c'è, però dovremmo esserci quasi, ragazzi. Non mi ricordo bene quanto, ma dovrebbe essere tipo 28 euro per le moto. Comunque già la strada fino a qua è spettacolare, ragazzi. Sensazionale, per dire un'altra parola, sensazionale, perché ti regala delle sensazioni, delle emozioni. Guarda qua, guarda qua, wow. Si paga quando si viene giù, però dovrebbe essere 28 euro. Quindi qua ha inizio la strada. Non è questa la strada, devo andare dall'altro lato, ritornare giù un attimo a Lienz e ritornare su. Ma porco Giuda, ho messo sulla mappa Glossglockner. Oh, vabbè, vado. Ok ragazzi, interrompo un attimo il video per spiegarvi quello che è successo della strada, diciamo, sbagliata. Infatti, se andiamo a selezionare, a cercare Glossglockner su Google Maps o comunque con qualsiasi ricerca, in pratica ci segna il ghiacciaio. Infatti, Glossglockner è il ghiacciaio. Se noi andiamo a premere indicazioni stradali, vedete che ci segna la strada più, diciamo, che arriva più vicino al ghiacciaio, che è quella che ho fatto all'inizio, ovvero quella che diciamo scende dal passo stalle, che è Brunico. Qua c'è il passo stalle, ok, e arriva appunto poi sul primo versante del Glossglockner, quello che ho fatto all'inizio, quello che ho fatto prima. Considerate che io comunque arrivavo da qua, da Villach, che è qua, Villaco, ok, e sono passato da Lienz per salire di qua, ok, e salire. Invece la strada corretta sarebbe questa qua che segno col mouse, questa qua che va su. E
E per segnare, per diciamo arrivarci meglio, quando andate a cercare Glossglockner, ok, Glossglockner, se segnate Gletscherbahn, che è come si chiama? Una funicolare che vi porta dal ghiacciaio da dove c'è il ristorante, il rifugio ristorante, ok. In pratica è la strada giusta. Indicazioni: questa è la strada, diciamo la strada famosa del Glossglockner, che appunto poi vi farò vedere che ho fatto. Ecco, questo breve discorso per non farvi sbagliare strada, perché anche questa strada qua che ho fatto all'inizio sarebbe a pagamento, però fortunatamente sono riuscito a non pagare grazie ai ragazzi che c'erano lì nel coso, che hanno capito, perché lì paghi dopo che torni indietro, paghi la tratta, e sarebbero 28 euro anche qua e 28 euro comunque Glossglockner, quindi diciamo che sono riuscito a tenere a mano i 28 euro del primo versante. Comunque anche il primo versante è abbastanza, è bello anche quello, quindi se volete farli tutti e due, considerate che qua in teoria costa 28 euro anche l'altro. Mentre il versante più famoso è questo, ed è quello giusto che passa da Lienz. Cioè entra a Lienz e passa di qua, in pratica sono due lati della montagna. Calcolate che comunque da questo pezzo di strada a questo sono quasi sono 60-70 km, quindi è abbastanza. Niente, torniamo al video. Ci siamo, adesso si paga, si paga. How many kilometer? How many kilometer? 12? No, for the okay. Spettacolo. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime
I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Spettacolare ragazzi, consigliato. Sono 28 euro ma una vista così davvero non è impareggiabile, è impareggiabile. Ora scendo e ritorno dove ero prima, in pratica più o meno dove avevo sbagliato strada, e vado per il passo stalle. A dopo ragazzi!